Evviva. Evviva. Questo è il decreto o chi lo vuoi dire te? No, è il tuo decreto. Via, avanti, via. Allora, numero uno del Presidente, concessione del patrocinio e uso del logo della Regione Liguria ad iniziative varie. Del Vicepresidente, numero due, individuazione centri prescrittori medicinali d'entrata e rivelge INPS e altri soggetti a registro di monitoraggio AIFA. Noi abbiamo alcune pratiche che riguardano, allora, rinnovi di accreditamento, allora numero 3 un rinnovo di accreditamento, così come la 4, la 5, la 6, che effettivamente riguardano Villa delle Rose, Palestra di Genova, poi Palestra Le Timbro di Savona, Cooperativa Sociale Genova, con sedi in Genova Mignanevo e a Stella. L'altro rinnovo è della DIT SRL, diagnostiche per immagine di Chiavari. E poi invece la numero 7 è un rilascio del vicepresidente, rilascio dell'accreditamento istituzionale appunto Service COP, senza protesi di professore minime di Savona. E la numero 8, un accreditamento istituzionale a CRCP, Centro Riabilitativo Comunità Terapeutica Il Gabbiano, con sedi in Porto San Giacomo, Sanremo, Diano Marina e Vado Ligure. Numero 9 degli assessori Berrino e Mai, progetto dall'Expo e Territori Agroexpo Liguria alle Riviere, impegno di spesa di euro 150.000. Cercherò per dire due cose velocissime. Chiaramente noi andiamo a sanare un po' quello che è stato fatto secondo accordi presi dalla giunta precedente relativamente all'Expo Milano. Andiamo sostanzialmente a impegnare le cifre che allora erano state indicate come necessarie per l'organizzazione di certi eventi. Per quello che mi riguarda, diciamo, l'unica cosa da completare di questo progetto, che è il progetto AgriExpo delle Riviere e Territori, è importare le delegazioni di paesi esteri sul nostro territorio a conoscere le nostre particolarità, le nostre eccellenze agroalimentari. Quindi abbiamo individuato diversi paesi che hanno importanti mercati che noi vorremmo provare ad aggredire e quindi stiamo cercando i contatti con le delegazioni. Ora, il titolato era a fare questo, diciamo, a manifestare questi rapporti, era la si chiama Liguria International. Ora non so se si avvarrà della collaborazione di ANCI, questo non è ancora chiaro, comunque sia noi abbiamo ben presenti le delegazioni da contattare, organizzeremo nella fattispecie delle escursioni proprio sul territorio, sfruttando agriturismi, aziende agricole e quant'altro, per far toccare con mano quello che di eccellente abbiamo. Questo progetto io credo che potrà vedere una partenza vera e propria ad ottobre. Abbiamo quindi delle cifre a disposizione che sono sono 60.000 euro che verranno utilizzati teoricamente da ANCI per l'organizzazione di questi eventi. Poi credo che ci sia ancora qualcosa che deve fare l'agenzia in Liguria, se non sbaglio mi pare che debba stampare materiale promozionale da portare a Expo Milano, fare circa 20-30 mila euro di materiale. Questi fondi qua, comunque la regione Liguria ha impegnato 150 mila euro. Se non si muovono, infatti.
150 loro insomma non hanno, forse non avevano le risorse per poter. Comunque noi abbiamo impegnato 150.000 euro, mentre gli altri 300.000 euro sono finanziamento statale. Questo è quanto. Io mi seguirò. Mi ricordo che avevamo un giorno parlato. Mi seguirò molto vicino a questo. Sono quelli che sono partiti nel 2015. No, io non defondo. Parlavo delle famose delegazioni da portare qua. Io sto seguendo molto da vicino a questo, perché è un aspetto fondamentale per noi. Vabbè, ottobre è un mese buono, c'è un po' di vendemmia, di partigianetti, no, no, assolutamente. Poi abbiamo i fiori. Bene. Numero 10, assessore Gian Pedrone, attuazione articolo 11, decreto legge 39 del 99, convertito dalla legge 77 del 2009, programmazione tecnico-finanziaria, studi di microzonazione sismica, di quell'ordinanza, capo dipartimento di protezione civile 171 del 2014, annualità 2013. Con questo provvedimento praticamente consentiamo di completare un interventi che erano già iniziati, cioè di completare tutto il territorio ligure dal punto di vista della microzonazione sismica, cioè sono tutte verifiche propedeutiche rispetto alle analisi sismiche che servono per i PUC, soprattutto le pianificazioni urbanistiche dei vari comuni. Quindi con questo possiamo integrare quello che è già stato fatto e completiamo il lavoro per tutto il territorio ligure. Scusa l'assonanza, ma lo stato di emergenza ce l'hanno più direttamente? No, stiamo aspettando. Penso che il prossimo andare in consiglio dei ministri. Sì, quello... stiamo aspettando il Dipartimento Nazionale che mandi i tecnici per fare cerca nuova. Va bene, scusate. Numero 11, assessore Gian Pedrone, proposta di aggiornamento straordinario di formulare standard Natura 2000. Beh, standard Natura 2000 sono le zone SIC, che non è altro che un adeguamento standard dei formulari che il Ministero ci chiede, quindi sono dei formulari che noi compiliamo e quindi ci adattiamo alle indicazioni del Ministero. Numero 12, assessore Mai, approvazione delle procedure tra Regione Liguria e Regione Piemonte per reciproco supporto in emergenza incendi boschivi, integrazione al piano regionale antincendio boschivo. Sì, qui in sostanza andiamo a trovare le procedure per permettere l'intercambio di volontari antincendio boschivo. L'accordo che stiamo provando è tra Regione Liguria e Regione Piemonte. Per quanto riguarda la Liguria, le province interessate sono logicamente Savona, Imperia e Genova. Non ci sono oneri a carico del bilancio regionale. Ovviamente noi andiamo a implementare anche in questo modo il piano regionale di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della regione. Andiamo a stabilire quale sarà la scheda che dovrà essere utilizzata per richiedere l'intervento dei volontari da una regione all'altra. In questa scheda saranno ben chiari i turni che dovranno essere svolti dai volontari, le località, i DP che dovranno essere utilizzati, l'attrezzatura e quant'altro. Comunque sia, non è previsto nessun neanche obbligo, verrà valutata di volta in volta la situazione, quindi si verificherà sostanzialmente se sarà possibile privarsi di un presidio territoriale. Quindi si verificherà di volta in volta se sarà possibile quindi fisicamente sottrarre una squadra al territorio ligure per mandarla sul territorio piemontese. Questo è insomma un accordo che va incontro a quello che sono le esigenze del territorio più che dei volontari, perché abbiamo territori molto impervi. Spesso gli incendi sono su confine e quindi c'è stato negli anni un po' l'imbarazzo di chi doveva intervenire, come e dove. Talvolta i volontari sono stati fermati proprio a confine tra una regione e l'altra, per non dire anche in regione Liguria, tra una provincia e l'altra. Quindi questo non possiamo permettere più che avvenga, perciò abbiamo inteso formalizzare tutto e insomma mettere nero su bianco, come si suol dire, queste procedure, in modo da non lasciare spazio a interpretazioni.
Numero 13, assessore Mai, legge regionale 22 del 2004, approvazione del progetto, realizzazione e azioni di monitoraggio territoriale ed erogazione di servizi in ambito agroambientale, impegno di euro 125.000 a favore del centro di sperimentazione e assistenza agricola di Albenga. Qui in sostanza continuiamo con il progetto nato nel 2008 che affidava al CERSA, che poi l'azienda speciale del commercio di Savona, per quanto riguarda tutti i controlli e il supporto alle aziende agricole. Nella fattispecie questo CERSA si occuperà di diverse questioni, dal controllo, monitoraggio, alla banca dati, eccetera, e tutto per cercare di agevolare il lavoro delle aziende agricole, tenere sotto controllo i fenomeni più fastidiosi e particolari che hanno colpito specie ultimamente non solo la regione di Liguria ma tutta l'Italia. Penso al punteruolo rosso, penso alla fenosfera del basilico, la vespa velutina che adesso sta creando grossi problemi in provincia di Imperia, pian piano si sta spostando sul Savonese, quindi entro 2-3 anni probabilmente l'avremo tutta la Liguria, e questo è un grosso problema per i produttori di miele. E noi andiamo a finanziare questo progetto che prevede l'impegno, cioè costa questo progetto 153.000 euro, dei quali 125 li mette la Regione Liguria e 28 sono a carico del CERSA. Crediamo che sia un'azione sicuramente da portare avanti, stante anche i risultati che sono stati conseguiti negli ultimi anni e il reale supporto certificato proprio dalle imprese agricole, dalle aziende agricole, le quali si dimostrano molto favorevoli all'individuazione di questo CERSA quale ente strategico appunto per questi servizi. 14, assessore Rixi, approvazione del programma annuale attività commissione regionale per la fiducia di Gianarco, con contestuale impegno di risorsa a favore della Camera di Commercio di Genova di 50.000 euro. Sì, la commissione per l'artigianato è l'organo di tutte le rappresentanze dell'artigianato, istituito dalla legge regionale 3 del 2003, quale legge quadro dell'artigianato. La regione appunto garantisce questo organo che abbia tutela organizzativa ed economica. Per arrivare in cose concrete, grazie a questo organo che è nato col marchio Artigiani in Liguria, che è quello che poi abbiamo portato su ad Expo e che ha dato vita, diciamo, anche a quella alla cravatta verde che ha preso. E quindi perché hanno portato la cravatta verde? E quindi insomma riteniamo che sia un modo per spingere i nostri artigiani ad avere sempre più qualità. Sono un elemento che è stato riconosciuto anche da altre regioni come elemento di qualità sulla capacità degli artigiani liguri, e quindi anche di darsi delle regole e dare dei protocolli anche di qualità sull'operatività. Quindi abbiamo deciso appunto di continuare e quindi di dargli la selezione. Numero 15, assessore Rixi, Smart Cup Liguria, realizzazione dell'edizione 2015. Smart Cup Liguria, con questa delibera di giunta si stabilisce di dare avvio alla realizzazione della terza edizione della Smart Cup la Liguria Business Plan Competition, finalizzata a selezionare le migliori idee di impresa sul territorio regionale ad alto contenuto tecnologico. Serve per sensibilizzare sul territorio la collaborazione tra i vari stakeholders, e quindi gli aspetti tecnologici, quelli di ricerca, innovazione, università, camere di commercio. E questa è un'iniziativa insomma che è stata portata avanti già da 2 anni e abbiamo deciso di portarla avanti perché ad oggi ha dato assolutamente dei riscontri positivi. Poi, avendo idea di spingere sempre più nell'innovazione tecnologica le nostre aziende, crediamo che insomma possa essere uno strumento anche utile per far diventare la regione Liguria una regione dove comunque si investe sulla tecnologia, si scommette sulla tecnologia e si creano start-up tecnologiche.
numero 16, assessore Scaiola. Io esco perché non ho fatto che ci la sala. Dovevo andarsi a sposare uno nel territorio. Numero 16, comune, assessore Scaiola, comune di Sanremo Imperia, conferenza di servizi, ex articolo 56, legge regionale 3697, successive modifiche, per approvazione variante, progetto previsto nel programma locale di social housing, intervento 7 bis, località Bussana. Sì, qui è una pratica dove approviamo una modifica al progetto per la costruzione appunto di alloggi di social housing in località Bussana, quindi Sanremo. Una piccola modifica architettonica, destinazione d'uso, quindi parliamo di fuorimesse, cantine, cose appositi. Comunque è il progetto che è stato leggermente variato, è già passato agli uffici competenti che hanno espresso. Allora, articolo scusate, numero 17, assessore Scaiola, articolo 80, comma 2, legge regionale 11 del 2015, approvazione delle varianti al PTC, ACL, rilascio del nulla osta sulle varianti al PTC contenute nel progetto definitivo di comune di Genova, una proposta al Consiglio regionale. Sì, qui cominciamo l'iter di una pratica che è sicuramente molto importante perché riguarda l'approvazione del progetto definitivo, appunto del TUC, del Comune di Genova. Questa è una, questa delibera sarà la prima di due e deve essere qui assunta ovviamente dalla commissione competente e dal Consiglio regionale, a cui chiederemo il parere favorevole. Che cosa viene in questa delibera? Noi diamo un parere favorevole, di questo chiediamo conferma in Consiglio regionale, alla modifica di due piani territoriali di coordinamento tra la Regione Liguria e il Comune di Genova. Praticamente ci sono su Genova delle aree che da regionali diventerebbero interamente comunali, quindi andiamo in un'ottica anche di semplificazione, ce lo chiede il Comune di Genova, ma riteniamo che sia utile e che sia ovviamente consono con quelle che sono le azioni amministrative che stiamo portando avanti di semplificazione in ottica urbanistica, ma di interventi sul territorio. L'altro aspetto riguarda invece il piano paesistico, dove il Comune chiede di modificare, ma non è proprio una modifica, cioè noi praticamente normiamo tre zone che sono Scarpino, San Biagio, Crevari? Mi rivolgevo ai genovesi per l'accento, grazie, per praticamente vengono conformate su quello che sono il reale stato di questi luoghi, per gli urbani, agricoli e quant'altro. Quindi è una messa un po' in ordine di tre realtà importanti su Genova che in questo momento non sarebbero in queste condizioni. Il Consiglio regionale si dovrà esprimere quindi entro 30 giorni in modo da permettere quindi tutto un iter che ci porterà poi entro il 2 novembre a portare di nuovo il PUC nella giunta per l'approvazione. Poi entreremo nel merito degli aspetti appunto tecnici del PUC. Questi sono i primi due elementi che verranno approvati. Prima di passare agli argomenti ci sono due delibere fuori sacco del vicepresidente, ASL numero 5 Spezzino, autorizzazione alla variazione del quadro degli interventi di quella deliberazione 563 del 27 marzo 2015 e conseguente rimodulazione dell'importo del relativo mutuo, decreto legislativo 502 del 92 del successivo. A marzo 2015 l'ASL 5 era stato autorizzato a contrarre un mutuo di 10 milioni di euro per finanziare investimenti diretti a ristrutturazione edilizia, impiantistica, adeguamenti e acquisto di apparecchiature sanitarie. Successivamente l'ASL 5 ha comunicato di ritenere opportuno ridurre l'importo di questo mutuo, stralciando l'acquisizione di un robot chirurgico del costo di 1 milione di euro e ridurre la spesa riguardante la ristrutturazione dei padiglioni 5 e 6 del Sant'Andrea. Pertanto il mutuo oggi viene variato nell'importo di 8.750.000 euro rispetto agli iniziali e vengono realizzati comunque tutta una serie di interventi che erano già previsti, quindi verrà mantenuto l'impegno
ad esempio per il nuovo reparto emodialisi negli spazi addominocchi a Sarzana, l'adeguamento antincendio per la salute di Levanto, l'ampliamento per la salute di Sarzana e altri interventi, angiografo digitale, radiologia Spezia, ad esempio. Dell'assessore Gian Pedrone, eventi meteo idrologici occorsi sul territorio ligure nei giorni 13 e 14 settembre 2015, localizzazione dei primi contributi a favore dei comuni danneggiati nei territori delle valli Scrivia, Trebbia e Aveto. In attesa dello stato di emergenza che diceva prima il Presidente, noi interveniamo con uno stanziamento di 1.100.000 da dividere su comuni che sono risultati più colpiti a seconda ovviamente delle schede che abbiamo ricevuto, che sono Montoggio, Rezzualgo, Cropata, Gorreto, Toriglia e Valbrevenna, per un importo già stanziato da domani di 150.000 euro per le somme urgenze. Si vanno ad aggiungere questi a quello che ovviamente ci verrà concesso dal governo come stato di emergenza, e crediamo che con questi primi interventi si possa almeno ripristinare la viabilità in alcune zone che sono ancora isolate o comunque fare i primi interventi di ripristino. Per quanto riguarda invece la città metropolitana di Genova nel suo complesso, stanziamo 200.000 euro e reperiamo questi fondi sempre dal contributo delle accise per quanto riguarda invece la difesa del suolo, che abbiamo una disponibilità. Quindi il provvedimento è da 1.100.000 e da domani questo è erogabile a favore di questi comuni che vi ho detto e della città metropolitana. Poi, come argomenti, il numero 1 dell'assessore Gian Pedrone è rinviato e il numero 2, assessore Gian Pedrone, atto i glicidicoli, problematiche relative agli aspetti gestionali del servizio idrico integrato. Allora sì, lo sblocca Italia, il decreto sblocca Italia prevede ovviamente una transizione degli atto idrici verso la gestione unica d'ambito, e ovviamente in questo percorso quello che andiamo ad approvare oggi è una ricognizione della situazione dei vari atto distribuiti per tutto il territorio ligure, perché tecnicamente ci sono delle situazioni che vanno tenute monitorate, perché voi sapete che c'è una scadenza del 30 settembre per ovviamente ottemperare a quelle che sono le normative in materia, e viceversa bisognerà passare a un commissariamento che farà capo alla Regione Liguria e quindi al mio assessorato. Attualmente vi posso dire che l'unico atto a posto è quello spezzino. Su Imperia siamo messi abbastanza bene, bisogna ancora lavorare su un collegamento di un impianto di depurazione, ma insomma la situazione è abbastanza buona, e su Savona e Genova invece abbiamo delle situazioni che fanno tendere verso il commissariamento. Speriamo di no, comunque insomma attendiamo, questo è un primo passo, dopodiché prima di commissariare, fatta questa fotografia, ci sarà ovviamente una procedura di segnalazione ai territori di questi atti per cercare di capire cosa si può fare, poi eventualmente al commissariamento. Questo perché ovviamente, scaduti i termini, si andrebbe nella procedura di infrazione con conseguente addebito di questa infrazione a carico della Regione. Altre cose, argomenti, riflessioni, pareri? Direi che ci siamo. Chiudiamola qua. Grazie a tutti. Che è una rimodulazione di una legge finanziaria vecchia che ci ha ridato dei soldi che ridistribuiamo sempre con la stessa.